Grazie, bentornati sul canale Art. Siamo una volta in più su MotoGP 2017 e stiamo per affrontare la gara di casa qui al Mugello. Gara di casa sia per il Team Sky che per noi. E gara di casa che dovrebbe andare molto tranquillamente perché abbiamo fatto le prove libere e le qualifiche sempre primi con un secondo e mezzo di distacco. Allora io non vi faccio più vedere comunque il video di presentazione al circuito perché la Buongiorno, Dorna lo buongiorno ai blocca. collegati dalla splendida Maledettissimo cornice delle YouTube, colline mi ha rotto le toscane. Le balle. immagini che vedete vi giungono dal Mugello, dove tra pochi minuti assisteremo alla partenza della sesta gara della Moto3. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Potete vedere, fa caldissimo. Come in effetti sta succedendo in questi giorni in Italia. Afa pazzesca. Allora, messa a punto moto, ragazzi, perché ste gomme mi sa che non reggono fino alla fine. Mettiamo delle gomme posteriori medie e partiamo subito. Vai così. Eccoci qua. Vedere 2.009, 2.02 e 4 in seconda posizione. Manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio qui sul circuito del Mugello, uno dei tracciati più tecnici e spettacolari di tutto il calendario. Si parte. La gomma posteriore si è già surriscaldata. Non ho idea del perché. Eravamo fermi alla fine. Grande allungo della KTM. Ohio! Cane ci ha un po' tampinato. Su Bulega. E anche su Cane, perfetto. Dobbiamo cercare di fare traiettorie rotonde per non stressare troppo le gomme. Questo traverso in ingresso curva non ci voleva, non è il metodo migliore per non stressare le gomme, anzi. Entrato un po' larghino qui. Si infila Canè. Però nel cambio di direzione siamo più sportiveggianti. Attenzione, Bulega davanti a tutti. Con sti tre malati di testa che si stanno dando bastonate. C'è anche Mir nella lotta, non è lontano neanche McPhee. Ah, largo, 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 finiremo larghissimi. Mannaggia, siamo finiti addirittura nella ghiaia. Nella scia di Migna, su. Le 150 all'ora quasi. Oh, Antonelli come si è infilato, e anche Di Giannantonio. Però ragazzi, così non va bene, state dietro che dobbiamo recuperare. Se non mi date fastidio ce la facciamo. Il Team Sky sta dominando in questo momento con Bulega e Migno. In prima e seconda posizione manchiamo solo noi. Attenzione che stanno provando a scappare. Attenzione. Ah, però ce n'è un altro. Oh, scusi. Era McPhee. McPhee che si è ricongiunto. Però davanti non c'è Bulega. Mi sembra che ci sia Mir. E uno del team Leopard. Allora, o è
No, e non può essere Antonelli perché Antonelli non è più nel team Leopard. Ok, McPhee è un osso duro. Canè allarga la traiettoria, McPhee si insinua. E addirittura andiamo nell'erba quasi. Oh, Canè ci ha dato una bella sportellata qui. Come al solito ragazzi, arriva la gara, questi diventano dei mostri. Più che altro non ci fanno fare il nostro ritmo. Attenzione Antonelli! Siamo a 2.53! Gran staccata alla prima curva! La cerchiamo di recuperare! Minchia, 7 giri? Non mi devo essere dimenticato di mettere la durata della gara con il 25%. Andiamo a riprendere i primi tre ragazzi. Nel tratto della chicane siamo velocissimi, un po' impreciso forse in uscita, poteva raddrizzare la moto un po' prima. Attenzione alle arrabbiate adesso. 4 moto, 3 del Team Sky, le prime 4 posizioni. Nelle chicane siamo veramente forti. Scusi Migno, mi insinuo. Sì, fa bene Mira a girarsi, perché stiamo arrivando. Entro sul cordolo. Bulega poi allarga la traiettoria. Bene così ragazzi. E adesso hanno la nostra scia. Andiamo a cercare di iniziare a girar forte ragazzi. Come potete vedere, ah però uno 2 minuti e 6 è più veloce della qualifica. Oh Migno ci ha portato fuori. Scusi Bulega. Cerchiamo di mettere un po' di margine. È il momento di fare il vuoto, ragazzi. Forse un po' un taglio quello, ma... Dai così. Qualche decimino ce lo siamo presi. Opera nel cambio di direzione, siamo forti nei cambi di direzione. Vai così, che li stacchiamo. Il buono c'è che la gomma non si sta consumando per niente. Santa gomma media. Mamma mia sul cordolo, e qua gli abbiamo preso un secondo ragazzi. Alla Biondetti gli abbiamo preso un secondo, agli altri. Secondo me ho girato più forte dei 2 minuti. No, forse no. 2.00 e 3.
effettivamente ho girato mezzo secondo più forte della qualifica. Poi un errorino alla prima curva in uscita. Attenzione, non facciamo cagate, non saltiamo sui cordoli, non abbiamo una Ferrari Formula 1. Dai, all'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2, che bellezza queste due curve. Siamo andati un po' lunghetti, ma va bene così. Qua perdiamo sempre qualcosa, anche perché ho frenato troppo presto. Correttaio. Grande, grande. Addirittura abbiamo tagliato sul cordolo lì. Manco avessimo veramente la Ferrari Formula 1. Aggiustiamo la traiettoria col freno posteriore, poi acceleriamo il più forte possibile. Migno supera Bulega. Non si devono dar fastidio. Inizia il penultimo giro. Si stanno alzando un po' i tempi. Non solo i nostri, anche quelli degli altri. 3 minuti e mezzo su Canè. Neanche è vero che il giro precedente abbiamo fatto quell'errorino. Vai così, che sportiveggianza, ragazzi. Correggiamo sempre la traiettoria con un po' di freno posteriore e passa la paura di andare lunghi. Mamma mia, però qua ce la siamo rischiata brutta. Qualche rischio lo stiamo prendendo, eh. Bulega nel frattempo passa secondo. La ruota anteriore inizia a usurarsi in questo momento. Come potete vedere, manca un'attacca sopra. Si è appena appena abbassata. Ancora un taglio alla Biondetti, ma il gioco non ci penalizza. Larghissimo. Abbiamo preso un po' di sporco. Adesso è 2 minuti e mezzo giro. Stiamo girando veramente forte. Ed è iniziato tra l'altro l'ultimo. Mamma mia. Mi ha dato una chiusa l'anteriore che non potete capire. Abbiamo guadagnato una quaresima. Questa è la gara che abbiamo vinto in assoluto con più margine. Si iniziano a vedere i frutti del nostro lavoro col Team Sky.
rischiosissima quella manovra di saltare sul cordolo. Ancora una volta siamo saliti sul cordolo. Gli altri stanno imboccando in questo momento il correttaio, noi siamo già alla Biondetti. Leggermente lunghi. Ancora lungo qui alla Bucine. Ma ci spariamo sul rettilineo dei box al massimo della velocità e della cazzutezza aerodinamica. L'ultimo giro non sarà un granché come tempo, però poco importa. Perfetta, la gara perfetta. Come potete vedere abbiamo... ah, Minion secondo, grande! Mir terzo e Bulliga quarto. Vabbè, va bene così, dai. Tra l'altro sono staccati di 3 decimi l'un dall'altro. Va bene, va bene. Come potete vedere Bulliga resta in terza posizione nel campionato, staccato di un solo punto da McPhee. McPhee ha 72 punti di distacco da noi. Vediamo quale sarà la nostra prossima sfida. Ah, ecco, c'è il traguardo, o meglio i festeggiamenti dopo il traguardo. Gli occhi da spiritato proprio. E va bene. Abbiamo ancora 2 gare per sbloccare 7G Bernau. La nostra reputazione ovviamente aumenta. Allora, ragazzi, che dite? Continuiamo in Moto 3, andiamo in Moto 2 o corriamo in Moto GP? Vediamo per la Moto 2 chi ci offre. Però non sono moto così sportiveggianti, eh. No, se dobbiamo andare in Moto 2, ragazzi, dobbiamo andarci per vincere. Non lo so, ragazzi. Perché ragazzi, la carriera non mi sta catturando in particolar modo, quindi la vorrei arrivare in MotoGP il prima possibile. Quanto invece mi sta catturando la carriera, insomma, quella da manager. Non lo so, facciamo il salto, ragazzi. Tanto il nostro pilota ha 25 anni, quindi alla fine dobbiamo scegliere. No, andiamo con la speed up, dai. Solo che io volevo passare allo Sky. Dai, andiamo con la speed up. Abbiamo Simone Corsi, Axel Bassani. Va bene. Quindi ragazzi, cambio di rotta. Siamo arrivati nel team. Ho parlato con Speed Up Racing e sono veramente felice di iniziare questa avventura insieme. Tutti i ragazzi stanno lavorando sodo per metterti a disposizione una moto performante. E il team è convinto che queste prime gare il tredicesimo posto, che per queste prime gare il tredicesimo posto sia la tua portata. Va bene, va bene. Allora, noi ci lasciamo qui, ragazzi. Nel prossimo episodio vedremo il Gran Premio di Catalunya dopo essere passati alla Speed Up Moto 2. Un bacione.